potremmo definirlo GGG, ovvero il grande gigante, gentile capitano nelle squadre di club e nella nazionale, dove ha detenuto fino al 2014 il record di presenze. Il rugby, la sua vita, il suo sport, la sua missione, lealtà, sacrificio, dedizione, storia, onestà e rispetto. Il rugby come metafora della vita, sostenere chi ti sta vicino, rialzarsi sempre dopo un placcaggio, passare la palla al proprio compagno, stringere la mano all'avversario, sono tutti concetti validi per Marco in un campo da rugby e nella vita. Ventiduesima edizione del premio Fair Play Menarini, categoria promozione dello sport, va a Marco Bortolami. Ciao Marco. Ciao. Ha fatto il record di presenza con la maglia della nazionale di rugby, che si chiamano Caps, 107, hai chiuso con 112, è stato un grande giocatore, un bel esempio comportamentale, sei stato anche all'estero. Ecco, dice, la differenza fra rugby italiano e rugby, sei stato a Narbonne in Francia, sei stato in Inghilterra, cioè dove si gioca rugby con la R, bravo, con la R maiuscola. Beh, differenze sono differenze culturali. Il rugby è sì uno sport, ma anche un'espressione culturale del paese, della società, soprattutto nei paesi anglosassoni, è giocato nelle scuole, per cui rappresenta qualcosa di più di uno sport. Per cui ecco, riuscire a giocare in un paese dove il rugby è nato, ho avuto la fortuna di essere capitano anche della mia squadra inglese, è stato così una grande esperienza dal punto di vista umano, soprattutto perché riuscire a connettersi anche con culture che sono molto diverse dalle nostre non è mai semplice, scontato, però è sempre stato così un mio cruccio riuscire a raggiungere le persone che erano attorno a me, non solo i giocatori ma magari anche gli allenatori. Alcune volte non ce l'ho fatta, molte altre sì, e insomma mi porto dietro molte esperienze, molte così lezioni. Senti cosa ti deve chiedere Rachele. Marco, allora, il rugby è l'emblema del fair play, c'è il terzo tempo, sembrate tutti amici, però in campo vi menate. Sì, diciamo, sì o no? Assolutamente sì, nelle regole, penso sia proprio la parola fair play. Molte volte non c'è una reale traduzione nella nostra lingua in italiano, lo diciamo anche noi in inglese, proprio perché devi giocare duro, più duro che puoi, ma all'interno delle regole. E questo nel rugby è fondamentale, è richiesto anche all'avversario, per cui nessuno fa sconti, però l'importante è rispettarlo. Poi il terzo tempo, come hai detto te, ognuno si spoglia dei propri ruoli, ognuno si spoglia delle proprie maglie e ti confronti come persone, ti scambi idee, emozioni e ti racconti anche come essere umano, e questo ti arricchisce sempre. Mi dici, per chiudere, cosa, visto che adesso fai l'allenatore, giovani forti ce ne sono, cioè per mettere degli italiani in nazionale voglio chiederti. Sì, da 2 anni faccio l'allenatore, la mia grande passione, mi piace molto, per cui vedere Giovanni stasera qui tra noi è stato un mio grande idolo quando ero ragazzino e vedevo il calcio, per cui è un'emozione anche per me. Di giovani forti ce ne sono, le generazioni cambiano, bisogna capirle, lavorare con loro. Pensare di allenare i giovani di oggi con le regole e gli schemi di 20 o 30 anni fa o anche solo 10 anni fa è impensabile, per cui credo che ogni allenatore debba capire i ragazzi che ha attorno a sé, di fronte a sé, aiutarli a migliorare, questo sì, e collaborare con tutta la gente che sta attorno al ragazzo, anche le famiglie, gli amici, perché solo così si riesce a ottenere il massimo da una persona. E noi speriamo di avere presto un nuovo Marco Bortolami, perché il rugby italiano gli deve molto e noi facciamo veramente il tifo per te. Grazie. È anche una gran persona, è stato un esempio comportamentale, perciò il premio Fair Play ti si addice. A premiarlo? Consegna il premio promozione dello sport Simone Bulai e il diploma di ambasciatore Fair Play Angelo Morelli, che è l'altro coorganizzatore insieme a Chiara Fatai, eccolo qua, il motore operativo del premio Fair Play Menarini.